Sono attivi da almeno 25, 40 e 50 anni, farmacisti premiati a Villaponti nella serata organizzata da Ordine e Federpharma. Traguardi professionali importanti, frutto di passione, laboriosità, costanza, ma anche senso di appartenenza e radicamento. In più abbiamo anche unito il festeggiamento per quelle famiglie che in un periodo come questo, in cui tutti vogliono dare in mano tutto alle multinazionali, da più di 50 anni resistono con la stessa famiglia a gestire le loro farmacie. Alle spalle, almeno si spera, la lunga e drammatica parentesi della pandemia che ha profondamente cambiato il rapporto tra farmacia e comunità. Avendo difficoltà a trovare i medici che hanno degli altri incarichi, il primo punto dove si possa trovare un sanitario è la farmacia e quindi abbiamo veramente da fare anche consulenti, sì. Nel frattempo si lotta con multinazionali sempre più ingombranti e voraci, parafarmacie tra gli scaffali dei supermarket e un orizzonte che può farsi sereno solo se punta sulle nuove generazioni. Diciamo che le farmacie, prima di tutto, tra l'altro, sono imprese. Vivono anche loro la difficoltà del ricambio generazionale di tanti altri settori. Assolutamente sì, grandissimo problema che è in più aggravato dal fatto che non si trova più personale, perché come in altre professioni naturalmente alcuni vanno all'estero, vanno a cercare impieghi più remunerativi e le facoltà di farmacia sono poco frequentate, perché diciamo stupidamente, scusami questa parola, però stupidamente credono che non ci sia un futuro se uno non ha una farmacia in famiglia. Io sono il prototipo di uno che non aveva la farmacia in famiglia e quindi io lo dico anche così come incentivo per i giovani diplomati che se non sanno che carriera fare, facciano farmacia, che hanno grandissime possibilità di impiego e di lavoro in qualsiasi campo. Adesso che il Consiglio regionale lo trova il tempo di fare il farmacista. Lavoro, oggi tutto il giorno, sono stato 8 ore al banco e è sempre il lavoro che mi piace di più. E a proposito di giovani, a Varese qualcosa si muove. Ma lei, da vicepresidente dell'Ordine, ha anche una buona notizia molto recente, la nascita di un gruppo giovani. Sì, un gruppo giovani che abbiamo desiderato tanto. Agifar Varese c'è stato tantissimi anni fa, dopo purtroppo nessun giovane ha voluto portare avanti questo gruppo. Ad oggi un buon gruppo di giovani farmacisti della nostra provincia ha deciso di ricreare questa associazione e di conseguenza di portare avanti quelli che sono gli ideali del farmacista, la passione, trovare una modalità anche nuova per poter portare avanti la nostra professione. Insomma, a Villaponti si respira aria di famiglia, nel segno di una professione che contribuisce a ricucire il tessuto di comunità locali sempre più sfilacciate e, proprio per questo, ancor più vulnerabili.